Ciao a tutti e benvenuti su Mamime. Oggi vi do un consiglio per come pulire il naso e le orecchie del bambino dai 2-3 anni in su. Come vi avevo già detto anche in scorsi video, pulire il naso e le orecchie del bambino è molto importante. Una cosa che sappiamo ormai tutti e che vale anche per gli adulti è che i cotton fioc sono assolutamente da evitare, in quanto si è visto che creano più danno che beneficio, perché appunto spostano il cerume all'interno dell'orecchio, dando la possibilità di creare dei tappi. A maggior ragione nei neonati è importante pulire solo il padiglione esterno. Per quanto riguarda invece la pulizia del naso, vi invito assolutamente a sentire il vostro o la vostra pediatra. Comunque, facilmente vi dirà di utilizzare una siringa senza ago e dell'acqua fisiologica, però vi spiegherà appunto il dottore o la dottoressa come procedere. È una cosa molto importante perché il naso e le orecchie sono collegati e quindi non procedere appunto a una pulizia del naso può portare allo sviluppo di otiti. Quindi vi invito assolutamente, se avete un bambino piccolo, molto piccolo, a chiedere appunto al vostro pediatra. Se invece avete un bambino una bambina di 2-3 anni, vi dico quello che sto utilizzando io per appunto la pulizia del naso e delle orecchie. Allora, si tratta di questi due prodotti. I prodotti sono della marca K4U, il marchio K4U. Sono prodotti dalla Bauti SPA di Milano. Allora, sono spray all'acqua di mare isotonica, quindi c'è sia lo spray auricolare che lo spray nasale. Come vedete si differenziano per il beccuccio, questo è quello auricolare, mentre questo è quello nasale. Allora, come li utilizzo io? Lo spray nasale lo utilizzo solamente quando mia figlia ha il raffreddore, quindi questo non lo uso tutti i giorni, ma lo uso quando sento che ha del catarro, quando vedo che comincia a avere del muco, uso questo spray. Quello invece auricolare lo utilizzo sempre ogni volta che le faccio il bagnetto. Ogni volta che le faccio il bagno, finito il bagno, quando esce dalla vasca, do questo spray nell'orecchio. Lo uso anche quando va in piscina, quindi tutte le volte che lei va a contatto con l'acqua, io le spruzzo, do questo spray nelle orecchie. Perché oltre per appunto mantenere la pulizia quotidiana delle orecchie, va bene anche per evitare i ristagni d'acqua. Quindi, a parte che mia figlia ha sempre sofferto di otiti già da piccola, quindi già anche per questo le tengo le orecchie molto pulite, ma in più anche proprio per evitare questi ristagni d'acqua che potrebbero portare appunto problemi come le otiti. Allora, inizialmente quando la pediatra mi ha consigliato di utilizzare spray come questi, utilizzavo quello della Isomar. La Isomar è un flacone unico con due beccucci. Usandolo io tutti i giorni, in realtà è una spesa abbastanza consistente, perché l'Isomar comunque, a parte sia questi in farmacia, poi ha un costo abbastanza elevato per uno spray utilizzabile tutti i giorni. Se non sbaglio si dovrebbe aggirare sui 13 euro, perché comunque è un po' che non lo acquisto. Invece questi due li acquisto al supermercato, nel dettaglio all'Ipersimpli, quindi la catena che credo che si chiami Simpli in generale, e dovrebbero costare 1,3-1,5 euro, comunque insomma. Ho notato un risparmio e a fronte dello stesso beneficio. Ecco, questo era il mio consiglio, spero vi possa essere utile. In ogni caso, voi prima di procedere a qualsiasi cosa, chiedete sempre al pediatra, al pediatra di vostro figlio o figlia, perché sono importante, però chiedetelo perché effettivamente tenere pulito il naso e le orecchie è molto 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 importante. Io detto tutto, spero che vi possa essere utile. Come al solito, se avete dubbi, se avete informazioni che vi interessano, curiosità, scrivetemi pure e vi ringrazio, ci vediamo alla prossima.